Secondo tempo di Onchi Banco Roma, la partita disputatasi ieri a Fabriano, che commentiamo in differita dallo studio, quindi indubbiamente per noi ci sarà una certa difficoltà, ma abbiamo voluto quasi fare un regalo ai tifosi dell'Onchi e ai tifosi del basket marchigiano in generale, mostrando quanto è accaduto ieri nella città della carta e soprattutto mostrando le immagini di una vittoria che ha permesso all'Onchi di sperare ancora di più e con motivate ambizioni nella disputa dei playoff. La partita è stata non bella, ma sicuramente lottata tra le due formazioni. In pratica c'è stato sempre un sostanziale equilibrio. Il primo tempo si era chiuso sul 44-43 per i campioni d'Italia del Banco Roma. Poi nella ripresa la formazione di Massimo Mangano è riuscita a ribattere colpo su colpo alle iniziative avversarie. Intanto vedete un momento particolare della gara di ieri. C'è stato un fallo di Larry Wright su Lasi, il play della formazione fabrianese. Vedete Lasi che accusa il giocatore Wright di averlo colpito, parla adesso con gli arbitri ed è probabilmente questo uno dei momenti chiave. Ci sono state parecchie proteste, forse motivate da parte del pubblico di Fabriano per questo fallo su Lasi. Gli arbitri non si sono accorti praticamente di nulla, il gioco riprende in maniera normale, ci sono delle proteste, forse le potete vedere da parte dei sostenitori dell'Onchi, proprio per questo fallo compiuto senza motivo da Wright, che è un grosso giocatore ma in questa occasione si è dimostrato nervoso. Bertolotti intanto ha qualcosa da ridire con qualche tifoso, interviene la forza pubblica, la situazione ritorna alla perfetta normalità, il gioco può riprendere. Gli arbitri dell'incontro erano Marchis di Torino e Garibotti di Chiavari. Ed ecco lo stesso Wright, adesso ci sarà un altro episodio particolare. Vedete? Lasi, nel tentativo di contrastare Wright, viene colto in fallo. E quindi appunto il giocatore fabrianese sarà sostituito da Massimo Mangano e al suo posto entrerà Tassi. Vedete il cambio effettuato dalla panchina dell'Onchi, esce Lasi ed entra Tassi. Ma diamo un po' uno sguardo ai tabellini prima di passare alla cronaca degli ultimi minuti, quelli importanti, quelli che hanno concesso appunto alla formazione fabianese di vincere una gara fondamentale per il proseguo del campionato e soprattutto per centrare l'obiettivo dei playoff, un obiettivo forse non sperato alla vigilia di questo torneo, ma un obiettivo che sta diventando una grossa realtà visto la continuità dei risultati ottenuti dalla formazione marchigiana. Intanto adesso c'era un assist di Larry Wright che però era uscito già dal campo con i piedi, quindi la palla ritorna all'Onchi e Tassi che chiama lo schema. Gli uomini a disposizione delle due panchine per l'Onchi, come al solito Savio, Lasi, Dalzeno, Crow, Hovens e Tassi, hanno giocato questi sei giocatori, mentre non sono entrati Cacciatore, Salvucci, Fortunato e Serafini. Intanto c'è un bel canestro del Banco Roma. Per il Banco Roma invece hanno giocato Wright, Sbarra, Tombolato, Gilardi, Polesello, Solfrini, Lockhart e Bertolotti e non sono entrati Grimaldi e Salvucci. Allenatore del Banco Roma Bianchini, allenatore dell'Onchi appunto Massimo Mangano, arbitri dell'incontro Marchis di Torino e Garibotti di Chiavari. Vi parlavo di questo estremo equilibrio, intanto c'è un bel tiro di Dalzeno, un rimbalzo di Tassi, ricontinua l'azione dell'Onchi. Vi parlavo dell'estremo equilibrio che c'è stato nella fase centrale del secondo tempo, con le due formazioni che si sono sopravanzate una volta ciascuno, intanto c'è un canestro di Lockhart, vi dicevo con le due formazioni che si sono sopravanzate nel punteggio una volta ciascuno. Alla fine, e meritatamente, se non altro per una certa grinta e determinazione dimostrata, l'hanno spuntata i marchigiani. Ma continuiamo a seguire queste fasi di gioco che si riferiscono, vi ripeto, alla fase centrale del secondo tempo. Savio, Tassi, ancora Onchi in attacco, un pallone per Crow che è stato spintonato, c'è un fallo commesso da un giocatore del Banco Roma, Banco Roma che ha avuto protagonista positivo e negativo
in Larry Wright. Larry Wright è un giocatore che lo scorso anno portò l'entusiasmo il pubblico romano proprio per le sue per la sua grossa tecnica, per la sua capacità di guidare la squadra e di realizzare un buon bottino di punti. Ieri nella partita di Fabriano è stato prima un grosso protagonista per il suo gioco, per la sua inventività, per il suo centrare ripetutamente la retina avversaria. Poi però alla fine, e le immagini si riferiscono proprio alla parte finale della gara, e vedrete, è stato un protagonista negativo in quanto ha perso dei palloni decisivi. Intanto c'è stato un bel canestro di Dalzeno, anche ieri uno tra i migliori in campo. Ecco un primo piano ed è Wright che porta in avanti il pallone per Banco Roma in zona d'attacco. Difesa molto attenta dell'Onchi. C'è un pallone per Lockhart, la palla viene toccata ancora da Dalzeno e termina fuori, rimessa in zona d'attacco per la formazione campione d'Italia del Banco Roma. Viene rimesso il pallone, è Solfrini che manovra, poi cerca ancora Lockhart molto fuori dal canestro, ancora Wright. Sono gli ultimi istanti, quelli decisivi, vedete come le due formazioni cercano di giocare il pallone ai 30 secondi, ne mancano 13 adesso prima della conclusione dell'azione per il Banco Roma. Ancora Lockhart, tentativo di stoppata di Crow, il pallone termina ancora fuori, c'è un preziosismo, vedete, di Savio che dimostra di essere un discreto giocatore anche di calcio. Poi è la rimessa in zona d'attacco ancora per la formazione romana, pallone che viene controllato, si cerca ancora Wright che manovra, ma la difesa dell'Onchi è molto attenta. Ancora Lockhart, giravolta, il rimbalzo ottimo è preso da Crow che permette alla sua formazione ancora di ritornare in avanti. E adesso è l'Onchi che cerca di sfruttare il tempo a sua disposizione, 30 secondi prima della conclusione dell'azione. Gira il pallone, adesso è in possesso di Dalzeno, Savio. Ancora Savio, c'è un blocco per lui, tenta l'entrata Savio, poi serve un ottimo assist per Dalzeno che subisce fallo da Lockhart. Due tiri liberi a disposizione quindi di Dalzeno, che in questa stagione sta veramente dimostrandosi giocatore di gran classe, molto roccioso, molto determinato in difesa e preciso e pungente in attacco. Realizzato il primo tiro, sbagliato il secondo, ma Dalzeno ha il beneficio del terzo. Centrato anche questo canestro e ancora Lonchi quindi in vantaggio. È il Banco Roma che prova adesso e deve recuperare. È ancora Wright che supera la metà campo, seguito da Tassi come un'ombra. Poi pallone ancora per Solfrini. Gira la palla con Lockhart che va ancora molto fuori dall'area di canestro dell'Onchi, campo, e la palla ritorna quindi in possesso dell'Onchi. Con molta calma Tassi porta la palla nella metà campo avversaria, controlla un pallone, serve poi Savio, gira ancora la palla per Crow, ancora Savio, ancora Tassi, 11 secondi prima di andare al tiro. L'Onchi se li gioca tutti, ancora Crow prova il tiro forzato, la palla comunque rimane in possesso dei giocatori del Banco Roma dopo che Tassi ha cercato di recuperare il pallone. C'è un minuto di sospensione. In queste ultime fasi sono determinanti probabilmente questi minuti di sospensione richiesti dalle due formazioni. Vedete, il punteggio è già fermo sul 76-74 a 33 minuti dal termine della partita. Il risultato è ancora a favore della formazione marchigiana, 76-74, ma il possesso di palla è per il Banco Roma. Vedete Valerio Bianchini che sta fornendo le ultime indicazioni
ai propri giocatori per cercare di portarsi perlomeno in parità, tenendo conto che ci sono 33 secondi. Il Banco Roma potrebbe giocarne almeno 20-25 prima di andare al tiro per tentare poi di pareggiare la partita, anche se la palla tornerebbe all'Onchi, che avrebbe a disposizione almeno una decina di secondi per tentare a sua volta di ricapovolgere il risultato. Sono attimi questi fondamentali per la concentrazione delle due formazioni, e nella pallacanestro, quando le partite sono su questo piano, il risultato finale dipende proprio dalla capacità di concentrazione degli atleti, cosa che ieri non è mancata assolutamente all'Onchi, mentre è mancata proprio in questa fase al Banco Roma, che, come stiamo vedendo in queste immagini, non riuscirà più a segnare alcun canestro. C'è adesso un fallo fischiato a Cro, giocatore utilissimo nell'economia del gioco fabrianese, un giocatore che riesce sempre a rimanere in campo per tutta la gara. Intanto c'è subito un altro minuto di sospensione. Ancora gioco dei due allenatori nel tentativo di innervosirsi a vicenda. Adesso è Massimo Mangano che l'ha richiesto, ed è lui che sta dando le ultime disposizioni per la difesa della sua squadra. 28 secondi al termine del tempo regolamentare, 76-74 il punteggio a favore dell'Onchi, e palla in possesso dei campioni d'Italia del Banco Roma, che in questa stagione si sono distinti proprio per aver vinto numerosissime partite, o d'altra parte ne avenne perse altrettante negli ultimi secondi di gioco. Oltretutto la formazione romana tiene anche un record, quella di aver disputato in questa prima fase del torneo più tempi supplementari di tutte le altre. Quindi questa dimostrazione del... Intanto Larry Wright serve Lockhart, seguiamo queste ultime battute, ancora il pallone in possesso di Wright, sta giocando, cercando di smarcare, tira, pallone sul ferro, lotta aspra ai rimbalzi ed è Cro che riconquista la palla, poi c'è un fallo ancora commesso su Tassi dallo stesso Wright. Vedete il tripudio dei tifosi fabianesi che sentono ormai avvicinarsi la vittoria, visto che sono riusciti a pochi secondi dal termine della gara a riconquistare il pallone. C'è ancora un minuto di sospensione. Sembra di assistere veramente ad una gara trepidante, visto che negli ultimi 33 secondi di gioco effettivo sono stati chiesti 3 minuti di sospensione. Questa dimostrazione di quanto siano importanti, di quanto sia importante saper usare la sospensione proprio nei momenti fondamentali. Ha spezzato il ritmo una volta Bianchini, lo ha spezzato per due volte Massimo Mangano, e in questo modo è riuscito probabilmente a non fare trovare quella concentrazione giusta agli avversari per riuscire a riagguantare il risultato di parità, che avrebbe portato alla disputa di un tempo supplementare di 5 minuti. E ancora Cro che rimette in gioco per l'Onchi. 76-74 il punteggio. Palla ancora per Tassi, che si accartoccia sul pallone per far trascorrere gli ultimi secondi. C'è ancora un fallo su di lui, esce Solfrini. Solfrini esce con un buon score personale, ha messo a segno il giocatore 12 punti con un 6 su 10, una percentuale superiore quindi al 50%, e una prestazione positiva per il giocatore ex bresciano, che a Roma ha trovato l'ambiente ideale per riuscire a confermare le sue doti. E intanto finisce la partita, l'Onchi ha battuto il Banco Roma 76-74 tra il tripudio dei suoi sostenitore, una gara importantissima che può permettere ancora una volta alla squadra di Mangano di mirare giustamente alla disputa dei playoff. Leggiamo adesso il tabellino finale con le prestazioni di tutti i giocatori in campo. Per l'Onchi Fabriano hanno segnato 18 punti Savio con 8 su 13, Lasi 6, 3 su 6, Dalzeno 19 punti 5 su 12, Cro 20 punti 9 su 18, Hovens 13 punti 5 su 10, Tassi non ha segnato. Come vi dicevo in apertura, non sono entrati Cacciatore, Salvucci, Fortunato e Serafini. Vediamo lo score del Banco Roma. Wright 14 punti, 7 su 17, Sbarra
nessun punto, Tombolato nessun punto, Girardi 16 punti 7 su 14, Polesello 5 punti 2 su 4, Solfrini 12 punti 6 su 10, Lockhart 25 punti 11 su 16, Bertolotti 8 punti 1 su 3 e non sono entrati Grimaldi e Salvucci. Hanno arbitrato questo incontro Marchis di Torino e Garibotti di Chiavari. Lonchi, grazie a questa vittoria di 2 punti sofferta quanto meritata, riesce a riagguantare a quota 22 della classifica proprio i campioni d'Italia del Banco Roma. La classifica per le prime 8 posizioni che danno diritto alla disputa dei playoff è la seguente: Simac Milano 32 punti, Berloni Torino 30, Granarolo Bologna e Jolly Colombani Cantù 28, Star Varese 26, Peroni Livorno 24, Onchi Fabriano e Banco Roma 22. Il pericolo attualmente può venire solamente dall'Indesit Caserta, ma la formazione marchigiana sta veramente dimostrando con i fatti di essere arrivata ad un tal grado di rendimento da poter raggiungere i playoff. Sarebbe un successo veramente per l'intera città, per la società e anche per tutta la nostra regione, che in questa stagione ha patito dall'altra squadra, dalla più titolata Scavolini, moltissime delusioni. Sentiamo in chiusura di questa breve cronaca della partita Onchi Fabriano Banco Roma l'intervista registrata dal nostro Luciano Gambucci con l'allenatore del Lonchi Casual Fabriano, Massimo Mangano. Mangano, dopo questa grossa vittoria forse il fantasma della Peroni è aleggiato davanti agli occhi? Ma sicuramente negli ultimi minuti c'era questa paura di sbagliare l'ultimo pallone e poi è anche per questo che abbiamo rinunciato al tiro nel finale. Devo dire che forse potevamo tirare a 3 secondi alla fine, ma abbiamo perso troppe partite agli ultimi istanti e ho preferito la vittoria sicura piuttosto che rischiare di vincere per 3 o per 4, magari dare l'ultimo tiro ancora in mano al Banco Roma. Devo ringraziare tutti i ragazzi, sono stati veramente formidabili, una prestazione collettiva eccezionale che ci dà carica e ci dà speranze veramente per fare un grosso finale di campionato. Perché praticamente solo 5 uomini? Poiché Tassi tutto sommato è entrato dopo quel brutto fallo sull'Asi. Ma intanto Tassi ha fatto un grossissimo contributo su Wright difendendo molto bene, però devo dire che è impossibile cambiare questi 5 uomini, non commettono tanti falli, difendono bene, giocano bene in attacco, meritano assolutamente di restare in campo fino alla fine. Non è un demerito per i giocatori della panchina stare in panchina quando i primi 5 giocano a questo livello. Una nota tecnica, Lonchi gioca molto bene da sotto, però sbaglia troppo da sotto, in particolare Owens, si carica forse eccessivamente, carica lui il suo tiro. Ecco, perché questo? Fino a questo momento non sempre siete riusciti a correggerlo, questo difetto. Ma devo dire che Owens non è un giocatore molto robusto e subisce con l'andare del tempo marcamenti sempre più duri e sempre più rudi e quindi ogni tanto sbaglia perché perde equilibrio. Comunque il suo contributo è enorme, sia ai rimbalzi, sia per esperienza, sia per i passaggi, sia perché è un giocatore che fa commettere agli avversari in media 9-10 falli per partita.